Ciao ragazzi, benvenuti su Tartisia. Oggi farò vedere come realizzare un granchio con una mela per stupire i vostri ospiti a cena, soprattutto i vostri ospiti più piccoli, che a volte non gradiscono la frutta. Con queste piccole composizioni saranno più contenti di mangiarsi la frutta. Allora, vi faccio vedere subito come ho realizzato il granchio. Per realizzare il granchio avete bisogno ovviamente di una mela. Prendete un coltello e tagliate la mela a metà. Adesso prendete una parte della mela che avete tagliato a metà e tagliatela a fette sottili. Prendete nel frattempo un piatto. L'altra parte della mela dovete togliere due pezzi di buccia così per creare gli occhi del granchio e poi prendete il pepe nero e creiamo le pupille del granchio. Quindi inseriamo il pepe all'interno della mela. Quindi all'interno degli occhi e già qua abbiamo creato il corpicino. Adesso dobbiamo creare le zampe, prima quelle anteriori, e dobbiamo tagliare la mela con movimenti a zigzag. Quindi abbiamo così creato le zampe anteriori che andremo a sistemare davanti. Così. Adesso dobbiamo creare le zampe posteriori e semplicemente dobbiamo tagliarle creando un semicerchio così. Dobbiamo creare delle mezzelune. Adesso prendete il piatto, sollevate la parte superiore del granchio e dobbiamo inserire tutte le zampe in questo modo. Mettiamo sopra il corpicino del granchio e voilà! Il vostro granchio è pronto. Come vedete, creare un granchio con la mela è veramente semplicissimo, soprattutto per la gioia dei più piccoli. Spero che questo video vi piace, soprattutto spero che questo video vi sia utile. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi!